Ciao a tutti amici e bentornati in questo nostro nuovo appuntamento video. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto scottante, ovvero il turnover all'interno del settore radiofonico. Come tutti voi ben sapete, una volta c'erano tantissime radio locali che ci davano la possibilità di iniziare a fare questo mestiere, di entrare, di formarci per poi essere pronti a lavorare a tempo pieno in questo settore. Oggi purtroppo le radio locali sono sempre meno e quelle che ci sono hanno sempre meno voglia di investire in nuovo personale. Ovviamente non è un discorso che vale per tutti, tengo a precisare, però nella maggior parte dei casi è così. E di conseguenza quale può essere una strada da percorrere? Beh, io lo dicevo già in tempi non sospetti, chi mi conosce lo sa bene. La strada potrebbe essere quella di aprire un canale web, quindi una web radio, associata alla radio principale. E badate bene che è un discorso che vale per tutti, network e radio locali. Sono molto contento che una persona del panorama radiofonico italiano, ovvero Marco Mazzoli, ha seguito e ha fortemente voluto questa cosa, creando 105 Lab. Ovvero lui che cosa ha fatto? Ha creato una web radio, ha selezionato del personale e l'obiettivo è sicuramente quello di fare formazione, di dare la possibilità a questo staff di crescere e perché no, magari renderli disponibili in un secondo momento anche alle reti ammiraglie del gruppo Radio Mediaset. Perché poi alla fine è questo quello che serve, e quello che serve è iniziare, avere la possibilità di iniziare a fare questo mestiere e poi il resto ovviamente te lo devi guadagnare, su questo non ci piove. Alla fine non è niente di diverso di quello che già accade ad esempio nel calcio, no? Le squadre hanno le loro squadre giovanili dove fanno crescere sin da ragazzi i futuri campioni di domani, e le radio dovrebbero fare esattamente nello stesso modo, quindi creare dei canali secondari dove far crescere gli speaker e i tecnici e i programmatori di domani, ovviamente dando loro la possibilità di essere assistiti dai veri professionisti che sono comunque già a disposizione della radio e dell'emittente, in modo da avere poi i professionisti di domani e far sì che la radio possa continuare a svolgere il proprio compito e di non avere paura del turnover che ormai è alle porte. Quindi i miei complimenti a Marco Mazzoli per aver finalmente realizzato un progetto di questo tipo. Sono molto contento che sia partito da una radio nazionale così importante. Speriamo che da questo esempio possano partire altri esperimenti e mi auguro soprattutto anche da parte di radio locali. In bocca al lupo e buona radio a tutti. Visita il sito mediastreamsolution.com per scoprire i servizi a disposizione per la tua radio.